Nell'ultimo anno ha messo in campo una grande campagna acquisti, dove abbiamo riportato al limite di legge il numero degli assistenti sociali, ma per anni siamo stati sotto organico con assistenti sociali che seguivano 200, 300, 350 casi, quindi numeri sulla carta. Ecco, senza risorse, molto spesso sotto organico e senza personale, e poi con una serie di vincoli anche burocratici che ci rendono difficile il lavoro di ogni giorno. Si è parlato del contributo agli affitti. Reperire risorse nei bilanci delle amministrazioni per sopperire a quelle che sono le mancanze derivate dalla soppressione nei bilanci nazionali di questa voce è impossibile, perché le risorse che ci sono nei bilanci delle amministrazioni sono risorse che sono già destinate. Allora, per reperire quelle risorse dobbiamo decidere cosa tagliare. E, diciamo, impiega le risorse nei servizi. Allora, su cosa tagliamo? Sugli asili nido? Su cosa tagliamo? Sul trasporto scolastico? Su cosa tagliamo? Ecco, questo è anche l'altro tema. Tutte le amministrazioni stanno ragionando su quali risorse mettere in campo. Noi apriremo a breve il bando per contributi con le risorse dell'amministrazione, circa 30.000 euro, che è un'inezia. L'anno scorso dai fondi nazionali ci sono arrivati circa 180.000 euro, a cui si affiancavano comunque i 30.000 euro dell'amministrazione, quindi un complesso che passa da 210.000 euro di possibili contributi d'affitti a 30.000 euro di contributi d'affitti. Non daremo risposta a nessuno. Questo cosa comporta? Comporta che queste persone a cui non daremo risposta nel periodo